signori, buonasera. La Porta Girevole e l'Associazione Culturale Progetto Domani di Biancarani vi danno il benvenuto e vi ringraziano per essere intervenuti così numerosi. Assisteremo questa sera ad una rappresentazione di teatro dialettale dal titolo L'amor quando arriva un goce, a cura della compagnia teatrale della Porta Girevole di Alba Adriatica. Protagonista di questa simpatica commedia musicale è nonna Giulina, combattiva signora legata alla propria famiglia e decisa di difendere l'onore della cara figlia Candida. Presa tra l'impegno di accudire il suo vecchio padre, la necessità di riparare alle sciaguratagini del marito e la voglia di crescere la sua nipotina, nonna Giulina dovrà affrontare l'inattesa gravidanza di Candida, che poi tanto Candida non si rivelerà. Tutto andrà per il meglio, nella convinzione che l'arrivo di un nuovo nipotino potrà solo portare gioia e serenità ad una famiglia che si scoprirà più unita che mai. Il testo della commedia è di Alessandro Caciotti, supportato dai ragazzi della Porta Girevole, mentre i testi dei brani musicali sono di Alessandro Caciotti e Rina Di Girolamo. La compagnia teatrale La Porta Girevole vi augura buon divertimento e vi presenta L'amor quando arriva un goce. Vale la pena di ridere, vale la pena di ridere, vale la pena di stare qui. Vale la pena ciò che è vissuto, vale la pena ciò che è vissuto, quel che sogniamo e abbiamo già ottenuto. Papa, dove stai, papà? Papà, ma dove stai?
come ti posso stare reti con la carrozzella, molte vecchie sarà tutto stuente se la portate. Papà! Papà, che puzza vedo un pe, tu asti! Papà, yes, Steve! Ma la mo che te fai cerchente! Che è genne! Da mo che te vai e cerchenne! Ma fammi capire la fiamma, ma come stia a pigliare lo colo? Ci si è rodato lo sfratto a tutto quanto, dove volevi stare con te? Senti papà, non cominciamo che le solite questioni, le solite candelene, ogni anno, come arriva la stagione, buon, buon, insomma, e che si comincia a fare le storie. E io mi sono stufito papà, va, ti sembra aspettare le stesse cose. Ma che in mente? Arrivate la signora che si sfettadisce, ma che in mente? Arrivate il comandante dello... Non c'è niente che capire. Oh, ma io sono fatigato, una vita sono fatigato, sì. Ho fatto una vita di sacrificio, sono fatto, eh? Ti pare giusto? E io, 3 mesi all'anno mi tocca a venire a abitare dentro questo garage con tutto questo modo di attacco, tutto questo dolore che tengo. Senti papà, io te lo ripeto per l'ultima volta, poi non te lo voglio ripetere più, apre il cervello, se non più stendo mai, se tu lo apri una volta per tutte. Io mi sono stufito, vabbè, io che li soldi ne è sempre di meno, papà, e li spese ne è sempre di più, lo vuoi capire o no? Camilla sta in cassa integrazione, Innocenza si è lasciata con il marito che tanto posto che se ne poteva, compresa l'inverno, si è arrivato qua dentro, che la fia carica, carica di me, mica lo so. Candide, se vuoi arrendare, insomma, papà, io che ci voglio, se no l'ingranaggio si blocca. E una volta che si è bloccato il motore, lo prima a partire, sento modo lo dico. Che erba che fa lo muratore? Ci mamma era giovanesci, ma che è merda, ma te li caccio l'occhio, ma niente capisci? Ma si fatti con la zia? Che fa sono qui, oh? Ma non c'è, io ti sono fatto, e io mi darò meglio. Guarda la volta, ma sei fatta colazione, gnami, gnami, magnate, ma che ti vuoi mangiare? Che per lo grande nervoso mi sarebbe durato lo stomaco, che ti vuoi mangiare? E allora, state zitti, state buoniesi, perché ma ancora non faccio manco uno di uno, mi sono alzata lì 6:30, ancora posso mettere niente dentro la panza. E capisci? Sta di essere zitto in mosca. Che ci va a fare io un chiosco sotto che non mi deve fare, eh? Arrangiste. Zitto un po'. Ma la tonda è una giornata. Ma se l'ha portato lo vinto, se l'ha. E allora, state buoni e state zitto. E fammi fare colazione a me. E basta. Guardi, Camilla non sa fare niente, ma fa non c'era solo far suscitare i morti. Mamma mia. Mamma faccio sta bella colazione e chi sa visto sa visto. Ma che stai facendo? Buona, buona. Buona colazione di questo se la sogno pure il principe di Savoia. Ovviamente. Dobbiamo ragionare. Fa mangiare un bicchiere che ci stai maschietti. Doste, vieni, mi sta non fuori di carte che una penna, sogna, eccolo, va. Che sogna scrivere i bagnanti. Tu state zitti, sei stato buono, non mi sconcentrare. Oh, avanti. Aspetta che l'uomo non ha già uzzato la bici. Ma ci ha parlato, questo lo vende che chiacchiera, lo sento. Cari guagnanti, la casa è sciampi, potete venire. Siamo fatti anche piccoli lavori di restaurazione. Siamo dato il bianco ai muri e anche alla lambia. Siamo messi le retine alle finestre per non far entrare le ciampane e siamo anche aggiustato il rubinetto del bodè. Così la signora quando torna dalla spiaggia si può sciacquare la sorella. Anche se non era previsto, siamo ricomprate le lenzuola nuove a tutte le... Vabbè, chi bagnati fagioli? Un pochettino. Le lattiere,
perché siamo approfittato di un'offerta da Sandò. Pago uno e prendo do. Difatti, con due lenzuola matrimoniali ci siamo arcacciati quattro singoli. Anche quest'anno sono portato la scrofe di mia, da mia sorella, così potete parcheggiare la macchina sotto lo storulo, ma così non si imbocca sotto al sole. La lettera la spedisco oggi per dir che ti aspetto domani. Giulina, che ma sera al massimo domattina la vaga spedisco in posta, quando è domani sera il bagnante sta qua e sta a posto. Giulie, Giulie, dove stai? Dove l'accidente che ti spacca, dove vuoi stare? Tia. Prima mi dici va a pigliare la cassetta dell'attrezzo che sogna fare a masciaggio, dopo devi sempre nascondendo. E beh certo, ti tengo il tempo da aiutare a nascondini con deficiente quanto a te. Ma insomma, una settimana ti sto cercando un genio di piacere. Vuoi capire no che mi sia attappata a me? È una settimana che ti sono detto da stappare la lavandina, la casa attappata. Me lo vuoi stappare, lo scarico no, ma è una volta che mi faccio riuscire una grazia. Ma invece di ringraziarmi per tutte le masciate che ti faccio, mi stai sempre ignoriato. E mo basta. Tu a comandà e io obbedire, siamo tutti loro dentro a sta casa. Io. E mi sono stufito. Io e cadendo sono il padrone e tu mi tritti peggio di un garzone. E ma che buono. Sì che è? Mo te lo spiego me, mo te lo canta, avanti, forza. Che è la rivolta della classe operaia. Dai, 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 ascolta pe, ascolta. Fammi sentire un po'. Avanti. Sei giorno tu mi fai crepare. Non crepare. La notte non posso a riposare. E quando infine spunta l'alba, luca le gande che si incise. Solo ubbidire e senza mai fare pelle che la gente maizza la pelle. Giulina ci senti, ma abbandonare ogni speranza, mi resta solo un male di panza. Per un istante torno al passato, a quel giorno che ti ho sposato. Un poco di pace.
voi capite? E fai a dici incazzato, no? Avanti, andanza a me! Ma mannaggia lui urna, che batte sono cullate, mannaggia! Ma tu ti avessi angullato a me! Per una vedete, Sofia Loren! Che fai a gente? Piuttosto, ecco se te la chiama Lumet, che questo è più stecchio peggiore. E niente, quando tengo, aspetta che astruia. E peggio non cucì, questi sono semi ugate. Qui qua, vi sto a fare la bandina. Avanti, con sto pappagallo, ecco. Quando te cagate da te? A me lo vuol dire che te la cagate? Allunga, pizza e moito. Pizza e moito, piuttosto che niente. Avanti. Giulì, però io so te faccio tu, perché a me mi si gira la goccia. Te parevo. Con 38 anni di matrimonio sembra a me ha toccato i sforzi. Sembra i sogni staiosi. Dai, su, dai. Dai. Avanti. Avanti. Tu che fai, metti da rete aiuto, ma dai. Mi muovo spegni, dai. Avanti. Aspetta. Papà, è qui qua dove vai tu giù dalla torta. Vabbè. Te leggi. Aspetta. C'è cessa, garrate, puzza fa la lotta, ma ci passa manco un pappagallo e ti strumpuci, oh. Ma esse quando ce lo puoi, che la puzza lo tira da sola. Ma invece hai si fa salire. Ma mi voglio taglio, tu pazzo da me. Metti da rete e tiro. Dai, che io mi spegno, dai. No, tu da terra. Dai. Aspetta. Aspetta. Tira. Spegna. Te so detto tira. Spegna. Tira. Spegna. Oddio, perciò c'è gente, povero la figlia mia. Aspetta. Fermati. Fammi un carrabone che mi scalisce. Dai, tirmo. Spegna. Dai, ma più forte. Dai, ma, dai. Sta specie di tombe. S'ha aggarrato. Ti che sudate. Ma dove muovo? Ma che capisci di tombe, tu? Perché fino a mo' che mi capisci di tu, ben dai, buono, perché se... Eh? Lo so, devo tu pure accontentare questo mezzo pollice che ti trovo. Eh? Filettato femmina, manco maschi. Dai, dai metti da rete e tiro. Tu la notte tu letti da spegni. Tu tira e gli spegni. Vabbè, stai. Basta che ho mettete d'accordo. Sì. Io se vengo a rete ci vuole capo da poco. Dai. Dalla Croce Rossa. Dai, e tira. Spegna. Ti sa detto, tira. Spegna. Tira. Spegna. Oh, che fai? Proprio mo' che si stava spadendo, ti fermate. Dai, che si è allargato un po', c'è dire. Giulio, arrivisci sulla stessa pratica, ci sono delle visite. Ma mannaggia, ma c'è venuto mo' a cagalù? Lo prende! Oddio, ma che cosa è? A bella Giulio quanto è bello, Don Firmino! Quante vite mai dentro sta casa? Come mai, Don Firmino, quanto sei bello? Ogni tanto mi faccio vedere, Giulì. Bello, ma pure tu ti fai vedere mai la bella. Ma scusi, Don Firmino, tutto sto macello, ma mi si era attappata. Oddio. A forza da buccare, mi era fatta l'incrostazione. Dicami. Se da poco conto che mio marito, questo porco, mi ci abbocca solo porcherie, ti ho detto tutte. Ma una volta ci abbocchessi una cosa buona. Oh, ma lascialo perdere sul lavandino. E se ci sta Don Firmino? Scusaci, Don Firmino. Mamma mai si era attappato un lavandino, si era attappato. Sono visto da quando sono entrato. Ben potete chiamare tu visto che facciate prima. E da pure mi ci ha ballecciato, poi ci chiudo sul lavandino. E dopo mi ci chiudo sul lavandino, ci vuole tutta questa fatica. Giulì, fammi capire un po'. Perché in Geneva. Oh papà, dai, stati essere lì in un giornale, fa un buon insolenzio. Giulì, io mi vado a sentare la porta di un bagnetto all'orto. Bravo. Che la mandiamo tre volte salita l'ucesso e tre volte mi ci sono inzaccato un cane. Ma la terza volta lo sono fatto scappare piangendo per la grande pozza. Io e la figlia mia, vi mandiamo una mano. Papà. Ciao, Don Firmino, alla prossima, state bene. Ciao, Camì. Ciao. Prego. Don Firmino. Ma da scusi tutta questa confusione, Don Firmino, ma sono dovuto liberare la casa per l'impagnante e con tutta la famiglia, come vedi, ci siamo trasferiti qua al garage. Lo so visto, Giulì. Tutti sta gente dentro a sto buce, è un bel sacrificio. E l'umme. Ma da buce, non so capite male, Giulì, ma sa che per un bagno va a toccare un ballo all'orto. Don Firmino, forse non capite niente. Io affettendo tra amici la casa l'impagnante, io mi guadagno bello sul tarillo, tutte e sentasse. Io pusti bello sul tarillo, ma tu lo dici, e se pusti pure lo cesso sul bar di Cesanè. E poi come si dice, lo dice pure il Vangelo, aiutati. Che Dio ti aiuta. E io mi aiuto, Don Firmino, che ti può soffrire. Non ci vuole niente, Giulio, grazie.
non vi mangi, mi vuoi mangiare appena dice la casa, ma una volta che vedi, poi ci fili i complimenti. Giulio, se ti offendi, mo qualcosa c'è. Guarda, mo ti faccio provare, un cerasolo di Camilla, non fa niente, ma fanno un cerasolo far suscitare i morti. Ma l'amore di Dio, Giulio, lo venite prima mattina, ma avesse da fa male. Ma che fai in matto? Ma non, Giulio, ma quello è l'olante prima mattina da mettere in colloquio, poi sta a sentire lo stomaco la prima mattina. Ma come deve mettere, Giulio? Ma stai a scherzare allora, guarda, guarda che colore che te, guarda. Ma stai un po' di povete che beva tu. Giulì, ma io sto nudato, cos'è? Da sbagliare a cos'è lo vuoi, no cos'è? Don Firmi, ma che fa? Ma io me lo gioco tutto per te, dopo lo faccio provare. Dai, un pochino per te Giulì. E un pochino per me. Per l'amore di te, una oggi, no tutto su. Dai, dai, che questo fa bene, questo rimette le forze, Don Firmi, dai. Giulì, guarda, non ti dispiace, ma io una occia a cuce. Ma che ha già sotto la massa, manda me. Ma che fa? Mamma lo fila va? Beh, c'è lì un amico. Mamma me lo sogna fa. Beh, dai, Giulì, so. Non ti dispiace, Giulì. Nudete? Nudete. Ma tu pollo c'è un lumignolo. Beh, quella che ti pare, mi lumignolo. Lumignolo, lumignolo. Ciao, Don Firmì. Alla salute tua e di chi ci vuole male, Don Firmì. Ah, farsi scitare molto qua, Don Firmì. Ah, ti è piaciuto, Don Firmì? Te manca a te. Cala da sole, Giulì. A quando lo bevo, manca si sente. Ma che però è buono, ha un bel sapore. Ma che stai scherzando in lume? Oh, allora, come mai questa visita, Don Firmì? Dimmi, dimmi. Non siete capite? Beh, faccio la Camilla mi ha venuto a chiamare, mi ha venuto a dire, da preparare un matrimonio alla fine. Camille? Sì, e io sono venuto qua perché io volessi da parlare. A Camille? Ma non, Giulia, alla fine. Alla fine chi, scusa? Di Camille. Ma perché Camille è una figlia? Decidi in giuria che fosse pure fede. Oddio, c'è lui, ergante. Scusa, per me, ma mamma se c'era la goccia non sa so, ma chi, perché? Ce lo sa so, perché corre a chiamare fede, va? Sì, ma te la candidoccia a me. Con per me. Ma ti tengo accompagnare, Giulia. No, no, ma che da solo. La porta. Papà, ti compagnia a Don Firmino, eh? Sì, sì. Un che c'hai uso a te. Candida! Mamma, dove stai, mamma? Dai, era chiamata, sto qua, io. Carlo! Come va di dolore? Non ne tengo le dolore. Tengo dove che tra pecore e una scrofa tengo. Andiamo buono. Don Firmì, ma allora non ti stai in piedi? Dai, ci fa un bucano un momento, va? Ma posso allogare qua, c'è? C'è, c'è. Un momento comodo. Oh, che bella piatta di frutta che ci sta, ecco. Che bella fecore. Carlo, ma tu la sai la storia a me delle fecore? No. Farrete la chiesa di Piangarana, no? Ci tengo la bella, lo bello patacone di fuoco? Sì, quello che è grosso. Ecco, tutto lì fuori. Sì, sì. Andò scorso, mi metto un pare di puntale e mezzo di fuoco. E la mattina che gli varco, che gli varco, sì, che mi succedò? Gennaro aveva mangone. E tu che fai? Che faceva? Ci appendeva una bella cartella. E sì che ci scriveva sul gelo. Ladro, peccatore, Dio ti vede. Sì, ma se fa le cazza so. Prima di tutto lasci perdere i parolacci. E poi, come lo fai sapere quello che ci aveva scritto sopra un cartello? Dove li piace sti parolaccini? Chi c'è? Li so come delle cenici. Oddio, pur lì fai cosa mi sta fanno, ci siamo capiti. Ma quando arriva sta fandella, Carlo? Vedete, il genere lo vedete. Ma Carlo, ma mentre ci repara sta sclerosa, perché è la corsa sorda tanto? Letta mai nessuno che si vende le cornette per i recchi. Che la posso sentire? Mentre c'è remedio a sta sordità, Carlo! Non fermi, a me mi fa comodo, tu fatti li fatta tu però! Beh sì, non mi tinga fa per forza! Non fermi! Ecco la candida a me! Arrivando è bella! Buongiorno, Candida! Buongiorno, non fermi! Ma mamma dite che mi veniva da parlare? Sì, Candida, tu devi sapere che il sacramento che il matrimonio è un sacramento importantissimo che va preparato con coscienza. Sì, sì, non firmi, te ne manda parlando un sacco di cose, degli fiori, della doppia, delle canzoni, delle lettere. Beh, fermati, stop, ferro frenamento, guarda che se ne ha parlato, so io, cara Candida, perché io faccio lo prendo. Non firmi, come stai sforastico stamattina? Beh, che forastiere sono queste che ti sanno colore? Leggi un giornale, su lei. Scendi, Candida, è una frega di tempo che ne vedi tu la chiesa a te.
Ma fammi un po' capire una cosa. Da quanto tempo è che ti convinci più tu? E quando poi è schiuma, mamma? Da una settimanella, to. Quando, to, settimane, to. Ma pare che tanto. Ma sarà stato massimo un mesetto, to, mamma, di lutto, quando è, mamma? Ma che croce! To, da Pasqua, to, non di più, vero, mamma? Mamma, quanti confessavi tu, mamma? Dalla prima comunione! Dì, mamma, ma peccato che mi canta, ma così ti arrecipisce tutto. L'arpoletello ogni tanto è della puta. E su, perciò scendo tutto quindi là fuori, che mo ci facciamo una bella confessione. Sì, 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 subito, subito, vabbè. Vabbè. Andanza a dormire, vabbè. Sì, non fermi, non me lo fa sbiare, sì, poi me lo sveglia. Questo stranisce tutto lo giorno, quando è massera dall'innumero, si sa che legge va a truetto. Tanto poi Giuseppe, che te ne frega? Dopo... Giulio, ma lascialo perdere. Questo non capisce niente quando sta sveglio, proprio quando dorme. Va, Giulio. Bravo. Con permesso. Accompagna. Ma raccomanda, approfitti. Accompagna la mamma, dai. Se no questo gli arriva la porta. Allora, cara Immacolata, splendida. Non firmi, io sono candida. Candida sono io. Allora, allucchiamoci che ci facciamo sta bella confessione. Modec. Sì. No, non firmi, no, vengo domani la chiesa. Ma che domani è domani? Ma ci stai a mettere quello pensiero, dai, vieni qua. Allora, cara illuminata, candida, banata. Candida, da quanto tempo è che tu convinci, lo sai mai detto? Sì, non fermi. Quali sono i tuoi peccati? Apri il tuo cuore. Demaci una bella arpulita, candida. Non fermi, da dove posso cominciare? Allora, alla messa ci vengo poco. Però in compenso Don Firmì la guarda tutte le domeniche alla televisione, perché in la Rai tengo sempre un posto in prima fila. Appresso. Cacca poci la so detto, ma sempre in piedi bene, Don Firmì. Appresso. Cacca botte, mi sono chiappata cacca spacciarilla da sopra il comodino del nonno Carluccio. Ora mamma te. Appresso. Don Firmì, tutto qua. Cacca botte, si dice cacca parolaccia. Senti, candida, ma la sensualità, come la vivi? In che senso la sensualità, Don Firmì? Sì, da bolla fiamme, parliamoci chiaro. Ma tu, in candida solo di nome? O ci arrivi veramente candida a sto matrimonio? Facciamoci a capire. Ma Don Firmì, e non senta funziona? Beh, io lo so come funziona, ma io sono prete. Tu la spiega a me, non io a te, fammi capire. Firmì, Don Bacit, Nattandatella, Nascrociatella qua e là. Ma qua o là? E là, Don Firmì, là. La zuzzone. Ma Nascrociatella fora fora. Sapete troppo? Sì, della fiamma, mo ci stingo, approfitto. Purifica la tua anima al cospetto del Signore, scioglie le briglie della tua coscienza e scaloppala verso la redenzione. Del resto, anche Eva fu perdonata da nostro Signore. E la c'è, la figlia di un macellare? Ma che macellare è macellare? Eva, la prima donna, la zozzolenda abiturata da un serpente tentatore. Dimmi una cosa, la fiammi, ma pure tu hai stato tentato da un serpente tentatore? Oddio, Don Firmì, come ti posso dire? Ma c'è pure vergogna. Diciamo che... sono stata conta proprio da un serpente. E tu perché gli sei sfragnata la coccia con la cagna? Ma che ti ha detto, Don Firmì? Come voleva crepallo, povero? Allora, da quello che sono capito, tu hai assaggiato la mela del peccato. La mela, Don Firmì, io mi sono mangiato tutta la Macedonia. C'è un crepato. Misericordia, nostro Signore, candida, candida. Ma non è che con tutta questa Macedonia ti sei presa pure un'indigestione? Don Firmì. E se prima erano due a ballare là al locale? Allora la fiammi in indigestione? Una e tre a ballare là al locale. Don Firmì, voci in balla e mi tocca ballare. Signore onnipotente che ci ardendo dal peccato originale, posa questa mano misericordiosa su questa nostra figliola candida. Candida ma che tante? Quasi per niente. Ma Don Firmì, io non ho fatto niente di male, non voglio essere giudicata proprio da nessuno.
nessuno. Ma di fatti qua nessuno si può permettere di giudicare. Ma io sono prete e parlo per bocca del nostro Signore. E se permetti, io ti giudico e ti dico pure la soluzione. Perciò, mo chiudo un po' le siretti e stiamo a sentire la via mia. Ascolta, eh? Tanino, Tanino! Oh, mia cara cattiduccia, oggi capitate, tanta pelle, oh mia bella, cate la sponda l'aiutate, mi sta entrare in sacrestia, crociando un poverone, il vivente, io mi sposo, e sto capita la questione, io sono furioso, ma io mo ti sposo. Ma tocca imparare, oh mia cara cattiduccia, ci si capita.